Hai mai desiderato che i tuoi vestiti ti stessero un po' meglio? O che ti rendessero la vita più semplice? Quando è stata l'ultima volta che l'ho lavata questa? Beh, non preoccuparti, abbiamo un sacco di trucchi per l'abbigliamento e le scarpe. Non c'è niente di meglio che un buon libro. Oh, Lily! Ti meriti qualcosa di speciale? Per me? Grazie, Kevin! Sei sempre così buono. Che cosa potrebbe essere? Oh, ma che bello! Penso che andrò a provarlo, ok? Beh, non lo so. Stai benissimo! Se solo potessi modificarlo un po'. Ma, e perché no, scusa? Appoggia il maglione su un tavolo. Poi taglia lungo il centro facendo una linea retta. Sì, dritto. E che tu ci creda o no, devi fare soltanto questo. E? Wow, non è più carino? Che ne pensi, Kevin? Wow, è lo stesso maglione che ti ho comprato! Ma come ti è venuto in mente? Ho fatto soltanto un taglio. Accidenti! Bene, capelli fatti. Tutto quello che devo fare è vestirmi. Ah, devo fare il bucato. Mi rimane soltanto questo, accidenti. Sarà abbastanza pulito? Sembra a posto. Ma c'è morto qualcosa qui sopra. Mamma mia! Non posso andare in classe senza una maglia. A meno che... Nessuno sta guardando, giusto? Apro qui e... Bene, Kevin è preoccupato. Il suo armadio è tutto mio? Vediamo... Questo colore mi sta bene, vero? Sì, servono un paio di modifiche. Meglio che vada prima che Kev si accorga che sono qui. Accidenti, ma è enorme! Come posso fare per stringerlo? Beh, inizia infilando la maglia nei jeans. Assicurati che non sia troppo spiegazzata. Poi utilizza la bretella del reggiseno per sollevare la manica. Quindi rimboccala in modo che non si veda. Non dimenticare l'altro lato. Chi sapeva che i reggiseni potevano essere così versatili? Adesso va meglio. Ehi, ma sbaglio! Quella maglietta ti sta troppo bene. C'è mancato poco. È fantastico ciò che puoi fare con un piccolo accessorio. Questa sì che è una svolta. Ma i problemi col guardaroba non si verificano soltanto coi vestiti. Può anche succedere con le scarpe. Perché si slacciano sempre. Fare meglio a fare un bel nodo così che non inciampi. Fatto. Così dovrebbe andare. Ah. Ma sul serio? Ma quando si è sciolto? Oh, non si finisce mai. Forse la soluzione è proprio sotto il tuo naso. Wow! Ma come hai fatto ad allacciarti così? A me andrebbero più che bene. Non conosci il trucco? Avvolgi il laccio attorno a se stesso in questo modo. Continua fino a quando non è completamente avvolto. Quindi prendi la fine e passala dentro. Adesso è a posto, vedi? Adesso ripeti la stessa cosa dall'altra parte. Non dimenticare di passarlo dentro fino alla fine. Questo è più complicato. Ecco. Adesso entrambi i lacci sono ben stretti. Portali insieme e infila un'estremità nell'altra. Adesso fai la stessa cosa con l'altra estremità. Assicurati di tirare fino in fondo. Ecco! Adesso tira entrambe le estremità e spingi i lacci verso il centro. Tirali ben stretti. Figo, vero? Adesso non inciamperò più. Ma come me le tolgo? Beh, è stato facile!
Ehi! Kevin, svegliati! Andiamo, dai! Non vuoi correre stamattina? Su, su! Dai, hai promesso che saresti venuto! Ah, non c'è bisogno di fare così, sai? Però prendo questa tuta se non ti spiace. Vorresti modificare una vecchia tuta? Fai il risvolto sulla parte dove hai tagliato la gamba in questo modo. Poi tira fuori la macchina da cucire e passaci sopra il risvolto. Adesso hai un paio di pantaloni nuovi. Però non abbiamo ancora finito. Taglia lungo il fondo della gamba. E quindi tagliala in tre pezzi. Torna alla macchina. Cuci due dei pezzi insieme in questo modo. Una volta fatto, cuci un terzo pezzo con un altro pezzo. Quindi cuci le estremità che sono rimaste insieme. Adesso dovresti avere una forma circolare. Quindi prendi dello spago elastico e piega le estremità su entrambi i lati. E dopo averlo cucito, sembrerà così. Va bene, è tempo di stendere quel tappetino yoga e fare stretching. Beh, ma serve anche della buona musica, sai? Ah, ma che succede? Quella musica assordante, stavo dormendo, accidenti! Ah, immagino che adesso mi dovrò alzare. Ci alleniamo? Ma cos'è questo? Non ricordo di aver mai fatto un progetto artistico. Forse l'ho fatto nel sonno? Bella attrezzatura, Lily! Ho trovato questo! Wow! Che c'è? Non hai mai visto degli attrezzi d'allenamento? Mi starò risolto. A volte evitare di avere problemi con l'abbigliamento significa chiedere una seconda opinione. Beh, quel vestito, sai, davvero? Ma se lo modifico un po'? Adesso va meglio? Ma perché è così spiegazzato? Ma cosa posso fare? Questo elastico potrebbe aiutare. Niente trecce oggi. Prendi la maglietta da sotto e piegala. Una volta che è raggruppata, legala con l'elastico. Quindi infilala sotto in questo modo. Carino, vero? Kevin? Oh? Wow! Quella maglia è completamente diversa adesso. Lo so, sono favolosa. Ciao! Prima di un appuntamento, Kevin si assicura sempre di avere un aspetto impeccabile. E non sono neanche in ritardo. Spero proprio le piacciano questi fiori. Devo solo mettere le scarpe e posso andare. Oh, ma fanno schifo! E ho solo 10 minuti. Lily, posso prendere il ferro da stiro per un secondo? Ok. Diamoci da fare. Prima di tutto togli i lacci. Quindi riempi la scarpa con del tessuto nella punta. Metti una striscia di tessuto sopra il ferro da stiro e spruzza con acqua. Quindi premi il ferro da stiro lentamente sopra la scarpa. Dopo circa un minuto dovrebbe essere fatto. Riesci a vedere la differenza? Kev, le scarpe sembrano nuove! Chi l'avrebbe mai detto? Ha proprio funzionato! Ah, impressionante! Devo proprio scappare! E farei meglio a correre! Kevin ha detto che sarebbe arrivato alle 9.
Scusa, sono in ritardo, ma questi fiori sono per te. Grande! Utilizzerai uno di questi trucchetti per l'abbigliamento? Condividi ciò che hai imparato con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti a 1-2-3-GO per altri video come questo.